trovo a Genova, quello che è comunemente chiamato il Porto Antico. Beh, guardate, una visione, un panorama fantastico. Alle mie spalle il porto, la risorsa e la ricchezza mare, ma una ricchezza, le bellezze naturali che vanno a coniugarsi con il territorio, con le realtà economiche. Ecco che qui è un centro fieristico permanente e vedete tutta una serie di stand che promuovono l'enogastronomia e quant'altro. Beh, vedo Genova e apprezzo questa realtà, penso alla mia Taranto e resto mortificato per le bellezze che il nostro territorio offre e per l'assoluta incapacità amministrativa della giunta, dell'amministrazione Melucci, della maggioranza Melucci, che non sono in grado di trasformare queste realtà, di renderle competitive e produttive. Pensate a fare accordi per esempio con la Marina Militare e con la banchina torpediniere, pensate a tutto il lungomare Garibaldi, altro che parlano di questo waterfront, i lavori sono sempre fermi o procedono lentissimamente. Non è così, guardate, la risorsa mare significa cultura, significa economia. Qui, ripeto, abbiamo dei padiglioni permanenti, delle strutture fieristiche, dei centri convegni, delle strutture museali, e allora davvero abbiamo un'economia del mare, una blue economy, ma non con le favole, con l'incapacità, con il nulla cosmico che esprime Rinaldo Melucci e il suo gruppo e la sua corte dei miracoli. Taranto purtroppo è marchiata come la città dell'Ilva, e purtroppo lo è, però quelle risorse che ha non le sa sfruttare, perché abbiamo il deserto in città. Pensate a queste ricchezze, pensate come potrebbe e dovrebbe essere la nostra Taranto. Per questo io amo viaggiare, per imparare, e forse Melucci e i suoi assessori avrebbero bisogno di fare 2-3 anni di apprendistato in queste realtà per capire cosa significa l'economia del mare, non sciacquarsi la bocca come fa Manzulli, e non sanno neanche il vero significato di quello che dicono. Prendessero spunto da Genova, una città di mare, una città di mare. Taranto purtroppo la vogliono a tutti i costi, una città dei veleni, una città, signori cari, come ha detto Melucci, dell'acciaio, sì, dell'acciaio, perché lui vuole una piccola Ilva, un'Ilva più piccola. È sempre acciaio, spezziamo queste catene dell'acciaio, prendiamo esempio da queste realtà in cui si coniuga il mare con l'economia.